Juventus, la sfida di tutte le sfide, la partita dell'anno, il match che vale un campionato. Buonasera da Giuseppe Galati, dallo stadio San Siro Meazza di Milano, tutto esaurito per l'occasione. Milan-Juventus, anticipo serale della 25esima giornata di Serie A, senza Ibrahimovic, tocca a Pato. Grande chance di riscatto per il brasiliano, per lui finora un solo gol in campionato. In estremis tra i rossoneri ha dato forfait anche Alessandro Nesta, al suo posto ci sarà il francese Mexès. Allora andiamo a vedere le formazioni scelte dai due allenatori per questa gara importantissima, dichiarata non decisiva da Allegri, ma che sicuramente può spostare gli equilibri del campionato. E Massimiliano Allegri ha scelto il 4-3-1-2 come modulo, con Cristian Abbiati tra i pali, capitano della formazione rossonera, linea difensiva composta da Abate, Mexès, Thiago Silva e Antonini, Nocerino, Van Bommel e Muntari a centrocampo, con Emanuelson trequartista alle spalle della coppia d'attacco formata da Pato e Robinho. La Juventus di Antonio Conte risponde con il 3-5-2 con Gigi Buffon in porta, Barzagli, Bonucci e Chiellini a comporre il pacchetto arretrato, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e Estigarribia sulla linea mediana, con Quagliarella e Borriello coppia d'attacco, squadre che fanno ora il loro ingresso in campo. Si confrontano la prima e la seconda del campionato, nonché il miglior attacco, il Milan, e la miglior difesa della Juventus. Un solo punto divide le due formazioni, a quota 50 la compagine rossonera, a 49 la Juventus, che ricordiamo deve però anche recuperare una gara, quella con il Bologna. Juventus che è l'unica formazione di Serie A a non aver mai perso in campionato quest'anno, e che ha nel computo totale dei confronti con il Milan anche un netto vantaggio, 53 vittorie bianconere contro le 47 dei rossoneri. Si ribalta la situazione però per quanto riguarda le sfide a Milano: 26 vittorie del Milan, 18 della Juventus. Una gara che presenta moltissimi spunti dal punto di vista tattico, ne hanno parlato in settimana molto anche grandi protagonisti del calcio nostrano come Arrigo Sacchi e Marcello Lippi, due grandi tecnici che hanno occupato le opposte panchine, quella rossonera per Arrigo Sacchi, quella bianconera per Marcello Lippi, vincendo tantissimo. Intensità, squadra corta, quello che consiglia Sacchi ad Allegri per il Milan, aggressività, velocità, quello che invece Lippi ha consigliato ad Antonio Conte per la sfida di questa sera. Grande spettacolo anche sugli spalti. Ricordiamo che il direttore di gara sarà il signor Paolo Tagliavento della sezione di Terni, inquadrato Massimiliano Allegri con il suo secondo, il suo braccio destro Mauro Tassotti. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita, inquadrato Paolo Tagliavento che sarà assistito dai Lenito di Liberatore della sezione di Teramo e Roberto Romagnoli di Macerata, quarto uomo Nicola Rizzoli di Bologna. Ed ora un minuto di raccoglimento. Grande commozione e anche grande concentrazione.
abbiamo visto sui volti dei 22 giocatori che stanno per dare l'avvio a questa contesa tra Milan e Juventus, una sfida che può dire molto, può dire tantissimo del campionato in corso. Grande tensione anche per Antonio Conte, che è arrivato alla Juventus e ha cambiato e di parecchio l'atmosfera, il clima in casa bianconera. Sugli spalti lo avete visto anche il presidente Berlusconi con la figlia Barbara. Intanto è iniziato l'incontro Milan-Juventus, il pallone che viene dato in profondità per lo scatto di Quagliarella, che è stato però fermato da Thiago Silva con un po' di mestiere. Il brasiliano ha lasciato scorrere il pallone fin dalle parti di Abbiati, ora Mixes per Abate, il lungolinea che non passa, intendeva il laterale rossonero servire Nocerino, ha guadagnato il fallo laterale. Van Bommel intercettato il suo tentativo di lancio dalla distanza, Quagliarella ha provato senza riuscirci ad inquadrare la porta di Cristian Abbiati, che ora va a recuperare il pallone. Ci sono moltissimi ex tra campo e panchina, ben 4 ex juventini nel Milan: Abbiati, Zambrotta, Nocerino e Inzaghi, altrettanti nella Juventus: Storari, Pirlo, Borriello e Matri. Il più atteso è ovviamente Andrea Pirlo, che ha lasciato l'estate scorsa il Milan dopo 10 anni di successi e trionfi con la maglia rossonera. Il retropassaggio ora su Buffon da parte di Barzagli. Buffon se la cava rilanciando su Lichtsteiner, quindi Andrea Pirlo che cerca di dare respiro alla manovra della Juventus, che sale ora con questi che arrivi via, quindi Chiellini, ancora Pirlo, il suo lancio intercettato da Mexes che allontana di testa, recupera la Juventus. Stigarribia è stato servito da Chiellini, le finte su Nocerino che non concede spazio però all'avversario, si accentra Marchisio, allarga poi da quest'altra parte dove c'è Lichtsteiner, lo svizzero va al cross, l'uscita con i pugni da parte di Cristian Abbiati, prolunga poi la traiettoria, ancora Nocerino, recupera il Milan con Pirlo che però si allunga il pallone, recupera Robinho sulla tre quarti difensiva, perde palla, Robinho la va a riconquistare saltando ben due avversari. Prime battute di gara subito su toni agonistici e atletici molto elevati tra Milan e Juventus. Lichtsteiner, Pirlo, la finta per evitare l'intervento di Emanuelson, serve nel cerchio di centrocampo Marchisio che poi allarga verso Estigarribia, il duello con Abate, lo scarico verso Quagliarella che controlla male, concede la possibilità al Milan di tornare in possesso del pallone e giocarlo con Antonini che cerca spazio sulla corsia laterale, poi rilancia in avanti ma in una zona di campo dove non ci sono rossoneri, c'è però Bonucci che controlla bene, poi attende il movimento dei compagni, serve Vidal, il controllo difettoso di petto, una manata forse di Robinho ai danni di Vidal, Robinho che viene fermato poi da Marchisio, il lancio per Borriello che è partito con un attimo di anticipo, chiede scusa Borriello per l'accenno di protesta a Di Liberatore, primo assistente di Tagliavento. Marco Borriello, giocatore cresciuto nel Milan, che poi nel Milan tra il 2002 e il 2010 ha ottenuto 53 cap, 53 presenze, mettendo a segno 16 gol, uno scudetto, una Supercoppa UEFA ed una Champions League per lui. Abbiamo rivisto anche grande intervento in uscita di Cristian Abbiati, Milan che guadagna il primo angolo dell'incontro, intanto con Pato che viene marcato a centro area da Lichtsteiner, servizio fuori e per Abate, pallone che si alza, Abate lo rimette giù, Milan che prova ad attaccare a destra con Robinho che poi va a prendersela con il secondo assistente Romagnoli,
che ha concesso la rimessa con le mani alla Juventus, l'ultimo a toccare il pallone, quindi secondo collaboratore dell'arbitro è stato proprio il brasiliano del Milan. Pirlo allarga per Lichtsteiner. Vidal, Muntari lo tiene lì, lo costringe al retropassaggio verso Bonucci, attende il Milan. Juventus che prova a distendersi, fa movimento Quagliarella, riceve attaccato da Mexes, da Estigarribia. Quagliarella cambia gioco immediatamente da quest'altra parte, trovando Lichtsteiner che salta Antonini, lo mette giù il giocatore del Milan. Intervento irregolare però secondo Tagliavento, che lascia giocare Bonucci indietro con i piedi, può giocare Buffon. Testa Thiago Silva, poi ancora Antonini in palleggio attaccato da due avversari, perde palla Borriello, attende l'arrivo di Lichtsteiner, l'ultimo a toccare il pallone però secondo Tagliavento è stato Muntari. La rimessa è quindi per la Juventus proprio davanti alla panchina di Antonio Conte, che ora chiama Lichtsteiner, da lui l'incarico di andare a rimettere in gioco il pallone con le mani. Arrivano i fischi dei tifosi rossoneri per questa perdita di tempo da parte della formazione torinese. C'era stata anche un po' di incomprensione su quella che era stata la decisione di Tagliavento su chi dovesse effettuare la rimessa. Milan che si riporta nella metà campo della Juventus, una giocata di Robinho, il pallone dietro poi per il tentativo di Nocerino di metterla in mezzo, respinto dai difensori della Juventus, ma Milan che insiste ancora con Robinho che si è spostato a sinistra, si accentra il brasiliano, il tentativo poi di Emanuelson che cicca il pallone, lo recupera comunque Mexes, un rimpallo che favorisce Estigarribia. Paraguayano tocca dietro per Chiellini. Primi 7 minuti del primo tempo, 0-0 il punteggio. San Siro Meazza di Milano tra Milan e Juventus nella gara che può determinare gli equilibri del campionato per quanto riguarda la lotta per lo scudetto. Nocerino abbatte, larga per Antonini. È rialzato Borriello dopo uno scontro con Thiago Silva. Van Bommel, il suo tentativo arginato da Quagliarella. Dei due attaccanti la coppia juventina è quello che fa più movimento. Chiellini mette giù il pallone, lo tocca per Bonucci, quindi Barzagli. Andrea Pirlo, catalizzatore di tutti i palloni dei bianconeri per quanto riguarda l'avvio della fase offensiva della squadra di Antonio Conte, inseguito da Emanuelson. Pirlo mette in mezzo, un ottimo pallone, legge bene la situazione però Cristian Abbiati, esce anticipando Borriello, poi serve Abate. Mixes, si fa vedere Nocerino, supera la linea di metà campo, poi tocca dietro per Van Bommel, tagliare il campo, a servire da quest'altra parte Robinho che parte da lontano, accanto a sé Antonini. Robinho lo serve ora, pallone per Muntari che va al cross cercando sul secondo palo, poi svirgola un difensore della Juventus, si trattava di Bonucci, sul pallone rimesso in mezzo da Nocerino, era troppo avanzato però Pato in questa occasione, non sulla traiettoria del cross del centrocampista rossonero. Pato fermato con le maniere forti da Chiellini, ma in modo regolare secondo il direttore di gara. Estigarribia,